Il governo abbiano dato un parere negativo a un emendamento che chiede più partecipazione, soprattutto nelle forme di consultazione dei cittadini. È del tutto ovvio, se andiamo a mettere in campo dei progetti in cui i cittadini possono decidere, è ovvio che non decideranno per lottizzazioni che creeranno nuovi centri commerciali di cui nessuno ha bisogno, nuovi edifici, quartieri residenziali o adibiti ad uffici che rimarranno sfitti probabilmente, andando a deprezzare il valore degli edifici esistenti. È ovvio che diranno no. Questo sarà un grosso svantaggio ovviamente per il business dei palazzinari che, ripeto, questa legge sta cercando di tutelare in tutti i modi, invece di svoltare verso un nuovo modello di edilizia in cui si costruisce meno, ma si costruisce meglio. Grazie. Grazie, onorevole Braga. Solo perché vorrei fare presente che per noi, per i relatori, per il Partito Democratico, il tema della partecipazione dei cittadini è una questione seria. Non vorrei che venisse anche banalizzata, talmente seria che l'abbiamo inserita, come ricorderanno i colleghi, anche nella riforma del codice degli appalti sulle grandi opere e sul débat public, ma anche per ricordare che il tema della partecipazione, della informazione ai cittadini sui progetti, nei criteri di delega che stiamo discutendo e approvando, è già prevista al punto B e quindi credo che questo, diciamo, eccesso di polemica su un tema che è già previsto e già stato inserito nella delega non renda conto di un lavoro che abbiamo fatto in commissione, di una discussione che ha visto già recepire questo passaggio all'interno dell'articolo di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie onorevole Braga, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 5.19 De Rosa, parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Busto. Zaccagnini, Sandra Savino, Di Lello, siamo Bonafede.